Sì, lo stato di grave pericolosità lo abbiamo dichiarato oggi relativamente alla parte alta del Veneto, perché per tutto il resto del Veneto era già stato dichiarato nei giorni scorsi. L'impegno è notevole perché oltre alla situazione di Fumane abbiamo ancora un intervento in corso a Lamon in provincia di Belluno e abbiamo un intervento nel Vicentino dove si sta compiendo l'operazione di bonifica nella zona del Monte Pau, sopra Cogollo del Cengio per capirsi, e c'è il presidio costante anche a Bibione dove c'è stato l'incendio che è scoppiato venerdì scorso, mentre ieri abbiamo avuto, e sono in fase di bonifica, degli incendi a Montorio, sempre nel Veronese, a mezza selva di Roana, e a Colceresa. Quindi l'impegno è notevole, gli incendi boschivi a volte sono particolarmente subdoli perché nel momento in cui sembrano spenti, poi dopo possono riattivarsi, anche perché con il terreno così arido c'è la possibilità del fatto che l'incendio proceda anche in ambito sotterraneo attraverso le radici degli alberi bruciati. Quindi, sono interventi che possono richiedere impegno anche di giorni e giorni. Noi come Regione siamo strutturati, approfitto per ringraziare anche i circa 1.000 volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo che si occupano e sono specializzati in maniera particolare proprio per gli incendi boschivi, oltre naturalmente a tutti coloro che intervengono a vario titolo, quindi i vigili del fuoco, gli operatori forestali, gli operatori di Veneto Agricoltura. Assessore, si tratta sempre di autocombustione come origine primaria? No, assolutamente no. Noi abbiamo le nostre statistiche ormai sono di quasi 40 anni e solo il 5% degli incendi boschivi sono per cause naturali. Quello di Lamon, su cui si sta intervenendo, probabilmente è stato generato da un fulmine. Negli altri casi, nella maggioranza dei casi, sono dolosi e ne esistono anche un numero rilevante di colposi. Ecco perché si invita la popolazione a fare particolare attenzione. A volte basta parcheggiare l'auto sopra uno strato erboso particolarmente secco e poi quando si sposta l'auto divampa l'incendio perché ricordiamo tutti che sotto le automobili c'è il catalizzatore che ha una temperatura di parecchi gradi centigradi, quindi a volte basta veramente una disattenzione per innescare un incendio che poi diventa difficile da spegnere.